Nonostante ciò che pensava la maggior parte dei cittadini di Chicago, il signor Santiago non proveniva da una famiglia ricca. Anzi, sua madre lo aveva cresciuto da sola mentre lavorava duramente per uno stipendio che bastava a malapena a coprire le spese di prima necessità, e lui aveva iniziato a svolgere diversi lavoretti nella sua città natale, Aurora, Illinois, per dare una mano alla sua mamma appena ne aveva avuto l'età. Il signor Santiago aveva iniziato a lavare i piatti in un ristorante e alla fine era diventato assistente cuoco, ma voleva fare di più. Così iniziò a frequentare i corsi serali di economia presso il college locale e in seguito divenne finalmente il capo di se stesso. Il suo primo ristorante era piccolo e aveva un menù semplice, eppure aveva ottenuto subito un successo enorme, tanto che poco dopo l'uomo chiese il suo primo prestito in banca per aprire un locale a Chicago e da lì il suo successo è decollato. I suoi ristoranti hanno vinto premi rinomati, i migliori chef del paese volevano lavorare per lui e da lì la cosa è cresciuta a dismisura. Era il ristorante più stimato della zona. Ma col passare del tempo, il signor Santiago non riusciva più a gestire i suoi ristoranti perché, a causa di una malattia, non riusciva quasi più a uscire di casa. I suoi medici gli spiegarono che forse era il momento di mettere in ordine i suoi affari. Ed è così che si trovò di fronte ad un dilemma. Al signor Santiago non era rimasta alcuna famiglia, non aveva mai trovato l'amore della sua vita e non aveva avuto figli, e spesso si ritrovava a chiedersi a chi avrebbe lasciato il suo enorme patrimonio. Uno dei suoi avvocati gli aveva suggerito di lasciare tutti i suoi soldi e i suoi ristoranti, il suo bene più prezioso, a un allievo o a un ente di beneficenza. Ma il signor Santiago sapeva che doveva riflettere bene prima di formalizzare il suo testamento. Si sedette sull'ampio portico con un taccuino. A chiunque lasci questa eredità, deve aver lottato come me per apprezzarla veramente. Sospirò tra sé e sé. Ma come posso scoprirlo? Dovrei leggere tutti i curriculum dei miei manager e dei miei chef. Sembra così impersonale. Poi all'improvviso l'ispirazione. Sapeva cosa fare, aveva un piano. Nei giorni successivi il signor Santiago si fece crescere una lunga barba, poi si recò in un negozio di seconda mano e comprò abiti vecchi e un logoro bastone da passeggio. Si guardò allo specchio soddisfatto. Sembrava uno dei tanti senza tetto che vagavano disperati per le strade di Chicago in cerca di un riparo o di qualcosa da mangiare. Ed era esattamente l'aspetto che voleva ottenere. Travestito da mendicante, arrivò alla soglia del primo dei suoi ristoranti, il Mockingbird. Il suo piano era semplice. Voleva vedere come il suo staff avrebbe trattato un uomo in difficoltà. Solo dopo aver osservato come trattavano il prossimo, avrebbe potuto decidere chi meritasse la sua eredità. Gli sembrava un piano perfetto, ma appena arrivato al primo ristorante, ricevette una bella sorpresa. «Non può entrare, signore», gli disse il manager piazzandosi davanti alla porta. E quando il signor Santiago provò a spiegare che era affamato e voleva solo un pezzetto di pane, il manager chiamò la sicurezza. Il signor Santiago si arrese e si allontanò. Era amareggiato per il trattamento che aveva appena dovuto subire, ma si scrollò rapidamente quel pensiero alle spalle. «Va bene, vorrà dire che tu non avrai niente», sbuffò guardandosi alle spalle, in direzione del manager del Mockingbird. Si diresse verso un altro dei suoi ristoranti, il Le Lueur des Étoiles. Anche qui non ricevette un trattamento migliore. «Vattene via, vecchio barbone!» ruggì il manager. «I senza tetto non sono ammessi qui! Siamo un ristorante stellato, per l'amor del cielo!» E davanti alle suppliche del signor Santiago rimase impassibile. «Puoi cercare gli avanzi nella spazzatura stasera», sogghignò con un luccichio perverso negli occhi. Il signor Santiago si allontanò di nuovo. Ormai non si occupava più in prima persona delle assunzioni da anni, ma non riusciva a credere che l'agenzia a cui aveva delegato il compito avesse assunto personale del genere. Arrivò poi al Cinnamon, un ristorante diverso dagli altri perché era un bar-ristorante molto popolare tra le celebrità del posto. Ancora una volta venne cacciato in malo modo dal manager che gli disse che quella non era la messa per i poveri. Dopo tre rifiuti, il signor Santiago stava ormai perdendo ogni speranza. «Immagino che nessuno dei miei dipendenti pensi che tutti meritino di essere trattati da esseri umani»,
pensò tristemente. Tuttavia, c'era ancora un ultimo locale che voleva provare. Il quarto ristorante si chiamava Bambino. All'apparenza poteva sembrare un locale russo, ma in realtà era molto simile al primo locale che aveva aperto. Aveva un menù abbastanza ridotto e serviva cibo italiano delizioso e autentico, che era il suo preferito. Questa volta il signor Santiago decise di non presentarsi all'ingresso, ma di andare sul retro e testare le cose da lì. Bussò e uscì il capocuoco. «Posso mangiare qui?» chiese il signor Santiago con la voce tremante. «Ho i soldi, posso pagare?» si affrettò a dire poi, infilando le mani in tasca come per tirare fuori le banconote. Lo chef lo guardò solo un istante. «Mi dia solo un secondo», disse poi e chiuse velocemente la porta. Il signor Santiago era sicuro che lo chef fosse andato a chiamare il manager e magari anche la sicurezza per cacciarlo. Ma quando tornò era solo e con un sorriso raggiante lo chef lo fece entrare. «Grazie», disse il signor Santiago genuinamente sorpreso. «Come ti chiami?» chiese. «Il mio nome è Benjamin Flynn, qui sono il capocuoco», rispose l'altro. Condusse il signor Santiago a un tavolo vicino alla cucina. Questa era una parte privata del ristorante ed era impossibile da raggiungere. Il signor Santiago lo ringraziò mentre si sedeva. Lo trattarono come un re e quando il signor Santiago chiese il conto, lo chef disse che non doveva preoccuparsi, aveva già saldato lui. «Perché fare una cosa del genere? Ho detto che ho i soldi», protestò il signor Santiago, fingendo di essere arrabbiato quando in realtà era contento. «Signore, so che probabilmente mette da parte quei soldi da tempo», balbettò Benjamin. «Il cibo qui è fantastico, ma alcuni prezzi sono un po' troppo alti, secondo me. Non ha senso usare qui i suoi soldi». Il signor Santiago era senza parole. «Molti altri ristoranti non mi hanno fatto entrare», ammise poi. «Perché tu sì?» chiese. Lo chef sospirò. «Mi dispiace», disse. «Voglio dire, se hai soldi per pagare, perché cacciare un cliente? Io l'ho fatta entrare perché so cosa vuol dire trovarsi nella sua posizione. Per molti anni ho vissuto per la strada, poi 2 anni fa un uomo gentile mi ha offerto un lavoro e mi ha salvato la vita. Era uno chef, mi ha insegnato tutto quello che sapeva e in 2 anni la mia vita è cambiata completamente», spiegò. «E ora sei arrivato fin qui», rispose il signor Santiago. «Ho sentito che questo è uno dei ristoranti migliori della città». Benjamin sorrise. «Oh, lo è! E adoro lavorare qui. Ammiro molto l'uomo che ha creato questo enorme impero. Anche lui ha avuto una vita difficile, sa, ma ha realizzato tutti i suoi sogni. Anch'io vorrei aprire un posto mio un giorno, un posto che accoglierà chiunque, ricco o povero, non importa». Sospirò con gli occhi che brillavano. Il signor Santiago rimase sorpreso che lo chef, che sapeva così tanto di lui, non lo avesse riconosciuto. Lo ringraziò, lo salutò e poi Benjamin tornò in cucina. Poco dopo, una delle cameriere, Wendy, corse in cucina. «Chef, quel senza tetto ha lasciato delle banconote sul tavolo!» gridò. Benjamin la guardò confusa. «Sono $1000, chef!» gridò ancora lei. Lo chef non riusciva a crederci. Si precipitò fuori in cerca dell'anziano senza tetto, ma era svanito nel nulla. Così rientrò e decise di dividere quell'enorme mancia tra tutti i membri del suo staff, sorpreso e confuso. Pochi mesi dopo, Benjamin si stava preparando ad andare al lavoro quando scoprì della morte del signor Santiago e rimase sorpreso nel vedere la sua foto in TV. Gli dispiacque molto, ma una settimana dopo ebbe uno shock ancora più grande quando l'avvocato del signor Santiago lo contattò. L'anziano imprenditore gli aveva lasciato tutto il suo patrimonio. C'era anche una breve lettera scritta a mano che spiegava come si era travestito da senza tetto e si era recato in incognito nei suoi ristoranti e come tutti, tranne lo chef Flynn, lo avessero cacciato via.
aveva scelto Benjamin come suo erede perché se lo meritava. La lettera del signor Santiago si concludeva così. Spero che tu sia all'altezza della sfida. Sei appena diventato il ristorante più importante della città. I tuoi piatti sono ottimi, ma ora arriva la parte difficile. Realizza il tuo sogno. Buona fortuna. Leggendola, gli occhi di Benjamin si riempirono di lacrime. Grazie a un solo gesto di altruismo e generosità, la sua vita era cambiata ancora una volta. Questo è tutto per oggi, ragazzi. Se questa storia vi è piaciuta, cliccate il video sullo schermo per altre storie simili.